Vorrei chiarire un po' però questa cosa, perché innanzitutto trovo assolutamente scorretto l'accostamento con vicende romane che anche qualcuno ha fatto, di Casa Monica, eccetera. Qui c'è di fatto il matrimonio di un cantante neomelodico della città che è Tony Colombo, che da mesi, come tanti napoletani, ha chiesto di sposarsi e quindi questo non c'è nulla di male. Se ci sono motivi di ordine pubblico per vietare determinati cortei, eventi o manifestazioni, come sapete questo compete ad altre autorità che il questore, che evidentemente non hanno ritenuto che c'erano motivi di questo tipo. Il comune non ha autorizzato nulla che non si potesse autorizzare, anzi devo dire che nella giornata di ieri, e voglio molto ringraziare la Polizia Municipale, perché ha fatto una serie di sanzioni importanti nei confronti di comportamenti che non si potevano tenere e ha avviato un'indagine appena si è saputo del fatto molto grave che è accaduto a Piazza Plebiscito. Poi ci tengo anche a chiarire di quest'altra cosa squallida che qualcuno ha montato, come del fatto che ci sia stato un allontanamento, una fuga, un'iniziativa da noi organizzata contro la camorra, contro le mafie, 100 passi dal Maschio Angioino, perché c'era il matrimonio. Il matrimonio era organizzato da tempo e appena, come dire, ci si è resi conto che ci sarebbe stato, come abbiamo visto, un flusso enorme di persone che sono andate in questo matrimonio, abbiamo ritenuto assolutamente sconveniente che, pur essendo in luoghi diversi del castello, che è molto grande, ci potesse essere anche solo una confluenza nell'entrare tra un matrimonio trash, come dire, che appartiene a ben altre fotografie, rispetto alle vittime, tra cui una nostra assessora, che come sapete è Alessandra Clemente. Quello che ci tengo poi a dire per ultimo è che il Comune ha avuto, come giusto che sia, il dovuto rigore nei confronti di atteggiamenti, comportamenti e condotte che non hanno a che vedere con la città. Quindi laddove ci sono state violazioni di regole, queste sono state sanzionate, cose che non so in quante altre parti accade. Quindi penso che la città ne esce a testa alta, quelle immagini si commentano da sole, non appartengono alla città. Per fortuna in questa città quotidianamente non si fanno matrimoni con cavalli e limousine, ma si fanno ben altri matrimoni, e che ci sia un matrimonio anche di persone su cui ognuno la può pensare come vuole fa parte della vita, perché come ci sono i matrimoni, ci sono i funerali, ci sono le nascite, questo, se ci sono motivi per vietarli, non può farlo certo il Comune, ma lo devono fare altre autorità.